In questo periodo sono tanti gli auguri che si possono fare, l'augurio di tornare a lavorare, di tornare a uscire, di tornare a giocare a pallanuoto, ad esempio. Al pallanuotista isolato di oggi faremo anche un augurio speciale, avremo tempo di parlarne. Innanzitutto lo presentiamo, siamo con Luca Pozzoni della Pallanuoto Quanta Club. Ciao Luca! Ciao Francesca, da quanto tempo, vedo che stai benissimo! Sì, anche. Grazie, grazie per avermi chiamato, una gioia immensa. Sono pronto a Bene. rispondere a tutte le tue domande. Bene, allora andremo nel vivo ovviamente delle tue squadre, però inizio col chiederti se appunto sei già riuscito a tornare a una vita abbastanza normale, quindi vai a lavorare, esci tranquillo. Allora, guarda Francesca, come sai io non mi occupo solo di pallanuoto, ma durante il giorno io faccio anche un lavoro d'ufficio. In questi mesi sto lavorando in smart working, quindi anch'io ho sperimentato lo smart working, devo dire mi trovo benissimo perché mi sveglio presto, lavoro, poi pranzo, faccio un piccolo pisolino. È cosa che magari in ufficio non puoi neanche fare, quindi è proprio il non plus ultra. È vero che a volte mi fermo un po' di più a lavorare, però insomma è già tanto che in questo periodo, ecco, sono riuscito comunque a continuare a lavorare, a darmi da fare. Quindi devo uscire, non esco più di tanto. In questo momento mi trovo a Cesano Boscone perché, te lo dico così, però, Novate Milanese, Cesano, tutte le squadre di Pallanuoto Italia sono, come si può dire, sono. Devono stare bene attenti. Fermo. Io sto cercando qua per il Quanta Club un nuovo pallanuotista, che ho saputo che è fortissimo. Quindi attente perché per l'inizio la ripresa, il Quanta Club avrà un nuovo pallanuotista fortissimo. Non vi svelo niente, ve lo svelo alla fine dell'intervista, eh. Ah, bene, ok, allora teniamo appunto la sorpresa per la fine. Parliamo allora in questi per appunto all'inizio della Quanta Club attuale, quindi di quello che hai allenato fino a febbraio, quando si è interrotto un po' tutto. Quanta Club, che appunto è un circolo sportivo piuttosto famoso di Milano, magari più famoso per il tennis che per la pallanuoto, però siete cresciuti nei numeri appunto negli anni, ci lavori appunto da qualche anno. Allora, il Quanta Club non perché sono di parte, però secondo me a Milano, in realtà, come il Quanta Club, con tutto quel verde, io non so se ci siete mai stati, però è veramente una realtà splendida. Ci sono piscine, campi da tennis, campi da paddle, hockey, di tutto e di più, veramente. Beach volley, poi beach volley, pieno di campi di beach volley, quindi è veramente una realtà splendida. Io sono fortunato che sono cresciuto proprio a fianco al Quanta Club, l'ho visto crescere negli anni. È vero, tu hai detto è famoso soprattutto per il tennis, però non solo, c'è anche l'hockey e anche abbiamo una squadra di nuoto agonistico davvero forte che sta raccogliendo dei risultati incredibili. E poi c'è la pallanuoto che è da 5 anni. È entrata nel circolo Pallanuoto Italia e stiamo crescendo veramente tanto, quindi io sono felice, ecco. Tra l'altro da poco ha riaperto sia il paddle che il tennis al Quanta Club, quindi diciamo che il centro è riaperto, noi ancora come piscina siamo chiusi, ma potete già venire a visitarci se volete. Sì, esatto, appunto gli sport individuali sono già ripresi, per quelli è un po' più facile, per la pallanuoto ci vuole forse ancora una decina di giorni. In Lombardia si parla appunto del 31 maggio, e ricordavi appunto una crescita in Pallanuoto Italia della pallanuoto del Quanta Club. Nel 2015 avevi una squadra, quest'anno eravate in tre, quindi comunque siete un buon numero. Che spazi avete lì al Quanta Club per allenarvi?
Allora, devo dire che anche gli spazi quest'anno sono cresciuti. Noi siamo arrivati ad avere una cosa che prima non pensavamo fosse inaudita, cioè l'intera vasca. Ovviamente non tutti i giorni, ma noi ci alleniamo lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato. In due di queste occasioni abbiamo l'intera vasca per noi. Noi abbiamo diverse categorie che partono dall'acqua gol e arrivano fino all'under 21. Siamo un gruppo di 60-70 ragazzi. Tu hai ricordato 5 anni fa, eravamo 20, erano 20-30 ragazzini che avevano appena iniziato a giocare a pallanuoto, erano venuti da un corso di nuoto e la crescita è stata veramente esponenziale. Ripensare a 5 anni fa, dove siamo partiti, cioè mi viene un po' di nostalgia. Ci sono dei ragazzini che hanno iniziato 5 anni fa e sono ancora con noi, adesso sono fortissimi, me li vogliono tutti, Paolino del Cesano, Roberto del Poli, tutti che, gli dico, ragazzi, dovete pagare Te li tieni stretti, te li tieni stretti, ma sì. appunto hai citato delle realtà pallanuotistiche appunto abbastanza storiche in Pallanuoto Italia, ma anche la tua storia pallanuotistica si incrocia con un certo Alessandro De Tursi già 20 anni fa praticamente, quindi hai anche tu una storia legata a Pallanuoto Italia. Allora eravate allo Sport Village e appunto il presidente della Lega Dilettanti era un allenatore di pallanuoto e tu eri un ragazzo di prima media. Esatto, allora veramente tanto tempo fa, un allora magrissimo Alessandro De Tursi, un affascinante Alessandro De Tursi che Pensiamo così perché presidente. cominciava tutte le mamme del quartiere, Afori, Comasina, Bovisa, a iscrivere i propri figli a pallanuoto. Okay? Io mi ricordo un giorno che è tornata mia mamma a casa, ho parlato con questo ragazzo che dice che ti devi iscrivere a pallanuoto, io mi vedo tutti questi fusti muscolosi, anche tu dovresti iscriverti. Io mi sono lasciato convincere e infatti ho conosciuto per la prima volta Alessandro De Tursi, che è stato il mio primo allenatore di pallanuoto. Allora, i rapporti sono stati un po', diciamo, conflittuali, nel senso che io ero un ragazzino un po' agitato da piccolino, poi per fortuna mi sono calmato nel corso degli anni e adesso sono famoso, diciamo, per la mia tranquillità, mentre ai tempi ero molto agitato e quindi mi ricordo che non ce le mandavamo a dire con Alessandro, però è rimasto per sempre nel mio cuore e io penso nel suo, tant'è che nel corso degli anni a venire poi io ho fatto 3 anni con lui come allenatore proprio all'allora 24 Sport Village, si chiamava, che era il Quanta Club. Ho fatto 3 anni con lui, poi mi sono trasferito al GEAS. Tra l'altro ho portato qui come si dice, un cimelio, Sì, la prima calotta ancora. di pallanuoto del GEAS, che è storica questa qua, vale milioni di euro. L'allora GEAS con cui abbiamo vinto un bel po' diciamo, di campionati, siamo arrivati diverse volte alle semifinali nazionali, addirittura abbiamo giocato a Napoli, abbiamo giocato a Catania, è stato molto bello. In quegli anni Alessandro De Tursi veniva da me e mi diceva: ma vieni in una squadra, si chiama Dea. E diceva: ma io sono al GEAS, cioè in questo momento nella squadra migliore che possa esistere in Lombardia, figurati se vengo alla Dea, che non l'ho neanche mai sentita. Invece sei andato anche alla DEA. E invece, dopo il mio Erasmus in Germania, sono tornato e ho detto: ciao, io là avevo giocato un po' a pallanuoto, ma diciamo che non più con la stessa frequenza con cui mi allenavo al GEAS. E ho detto: ciao, iniziamo con un impegno un po' meno stressante. E quindi io ho iniziato alla DEA. Ho iniziato alla DEA, ho chiamato De Turcio, ho detto: senti, io vorrei venire a giocare da te. Bene, quell'anno era un anno speciale perché allenava il grande Rudy Cattino. Lo conosci, Francesca, Rudy Cattino? Direi di sì, lo conoscono anche i nostri spettatori, Io lo conosco, è il direttore della Scuola Pallanuoto Italia. Rudy Cattino. Ecco, Rudy è stato veramente un grande. Vabbè, cioè lui quell'anno ci ha portato a vincere il campionato senza mai una sconfitta. Guarda, ho anche qua la calotta della DEA. Quell'anno
ovunque andavamo, questo qui era Dea Pallanuoto, ovunque andavamo, Francesca, davvero, e sono sincero, tutti ci temevano. Bene, quindi hai portato un po' questa storia anche nella squadra, appunto, che alleni, appunto, dopo sono passati ancora qualche anno, poi hai trovato Alessandro nel campo Pallanuoto Italia, con le tue squadre, Pallanuoto Italia, e Alessandro ti ha aiutato anche con palloni, materiale tecnico, magari per iniziare, adesso sei qui, appunto, con le tue squadre, sei tu un tecnico, quindi direi un bel percorso. Sì, Alessandro non ci credeva, ha detto, io un giorno gli ho detto, guarda, io arriverò dove non sei arrivato te, far diventare la pallanuoto grande alquanta. Abbiamo fatto una scommessa, un giorno abbiamo fatto un aperitivo insieme proprio alquanta al bar, abbiamo fatto un aperitivo a bordo piscina, gli ho detto, io arriverò a portare il quanta in alto, lui è scappato prima e devo dire che pian pianino siamo sulla strada giusta. Sei sulla strada giusta, tra l'altro, e appunto ora è venuto il momento di svelare il colpo che darà definitivamente, appunto, il via all'apoteosi del quanta. Svelaci questo pallanuotista fortissimo, che si ricollega anche a quello che dicevamo all'inizio. Allora, io vi svelo in anteprima il nome del pallanuotista. Attenzione, perché io poi non è che voglio sentire Cesano, no, Polinovate, Vimercate, che so che anche loro sono molto competitivi e ci tengono a vincere. L'ho trovato prima io, diciamo che è una mia creazione. Allora, il giocatore, adesso stai qua, l'ho già preso, vieni, fatti vedere, si chiama Mattia Pozzoni ed è una sorpresa, nascerà a giugno, e sarà il nuovo gioiello del Quanta Club, quindi attenzione allenatori di tutta Italia. Ecco, innanzitutto salutiamo la mamma di questo pallanuotista, perché deve entrare un po' più alla tua destra, così ti vediamo, appunto, complimenti a entrambi per appunto questo piccolo pallanuotista che arriverà e che quindi dà anche una buona notizia, appunto, a tutti noi di questo periodo non particolarmente positivo, quindi auguri davvero a entrambi. Grazie, magari sarà anche il nuovo tecnico in futuro, l'erede al trono. Ecco, quando la pallanuoto del quanta sarà ormai lanciata, avrà bisogno di parecchi tecnici, avremo anche un aiuto in più. Grazie ragazzi per appunto questa intervista e grazie. Francesca, una cosa, io ci tenevo anche a ringraziare tutti i miei collaboratori, perché io non sono da solo al Quanta Club, c'è anche Luca Portolada e Alberto Cordella che allenano le categorie inferiori, e devo dire che mi stanno dando una mano incredibile, e a maggior ragione anche in questo periodo che non è che possa essere super presente, però mi hanno sempre aiutato, preparano le schede tecniche ai ragazzi, tutti e due studiano scienze motorie, quindi sono molto preparati, e insomma a loro va un ringraziamento speciale. Sicuramente li salutiamo, li ringraziamo e speriamo di vedere anche loro presto sul bordo vasca. Grazie ancora e dai, auguri, ci vediamo con un nuovo pallanuotista. Grazie. Forza quanta. Forza quanta. Bene, grazie anche a voi per averci seguito, quindi appunto decisamente belle notizie, alla prossima.